Allora, ciao ragazzi, oggi sono qui per presentarvi un GPS talmente bello da poterlo usare sia in macchina, in motore, in bicicletta. Cioè, questo serve praticamente una volta che io ve lo do già configurato, a mettere e nasconderlo in qualsiasi parte della macchina, del motore. Insomma, in qualsiasi parte, e potete, anzi, potete una volta installato, che è un'installazione semplicissima, dove ci sono solo due fili da collegare, che è il positivo e il neutro. Una volta che questo verrà nascosto, voi potete guardare sul vostro smartphone tutta la cronologia che fa la vostra macchina, il vostro motore, la vostra bicicletta, che io ora ve lo faccio vedere direttamente dal video. Vi faccio vedere sia il collegamento sia come funziona. Basta avere un'email e una SIM. Dopodiché avete tutto nel vostro smartphone che andata a interagire con questo GPS satellitare. Il costo di questo GPS, io lo vendo, ne ho solo 5, 50 euro, che potete trovarlo in descrizione sul negozio di mia figlia. Potete ordinarlo e quello che mi dovete dire solo che SIM dovete mettere all'interno. Se già sapete come configurarlo, lo fate voi. Ma in tutti i casi io vi mando un link, cioè un file, che voi potete fare il backup e installarlo. Quello che dovete solo cambiare all'interno del programma è il numero di telefono dove che vi arrivano i messaggi e l'APN. Per poter avere questo e avere altre informazioni su questo GPS e le sue funzioni, che ora ve lo faccio vedere, basta contattarmi a questo numero. Un'altra cosa che vi voglio dire è che questo GPS, una volta che voi stabilite che dovrebbe rimanerci, c'è un antifurto, se decidete di rimanere all'intorno di 100 metri, lui quando fa oltre i 100 metri vi scatta un allarme, e l'allarme è l'SMS che vi arriva direttamente al cellulare. Qua ci sono altri due fili, bianco, giallo e marrone. Questi si possono collegare dei relè che col vostro sempre smartphone potete spegnere la macchina dal remoto. Il localizzatore GPS si chiama FMB920. Una volta configurato, ragazzi, credetemi che è un bellissimo aggeggio che io l'ho già montato sia sulla motocicletta, sulla macchina e sulla bicicletta. Cioè, domani per dire che mi viene rubato, io non devo fare altro che col smartphone, che ora vi faccio vedere, vedere dove si trova, e mi porta direttamente nel luogo dove si trova sia la mia macchina, sia il GPS, sia la mia macchina, sia la mia bicicletta, sia qualsiasi cosa che io voglio andare a controllare. Quindi per quattro lati avete un po' la vita dura, perché con un coso del genere voi praticamente vi portate la macchina, ma questo di qua gli arriva direttamente a casa. Quindi non so se vi conviene rubare ancora o no. Quindi ora io vi faccio vedere come funziona, e casomai per comprarlo qui sotto c'è il link, andate a cliccare, compratelo e io ve lo spedisco. Qualsiasi domanda basta telefonarmi oppure mandarmi un'email e io vi spiegherò tutto. Io già ve lo do preconfigurato, se in tutti i casi mi dite voi di configurarlo, io ve lo mando configurato. L'importante è che mi dovete dare il tipo di SIM che andate a mettere qua.
Una volta io che so il tipo di SIM, mi vado a mettere l'APN e il numero di telefono a chi deve arrivare i messaggi. E dovete solo collegare negativo e positivo, nasconderlo, dopodiché vi arrivano i messaggi in automatico. Restate in linea, così io ora vi spiego un po' più dettagliatamente come funziona. Ciao! Allora ragazzi, questo è il programma. Una volta che lo installate, mettete l'email e date la conferma. Mettiamo caso che io vorrei sapere oggi cosa ha fatto la mia macchina. Basta cliccare su viaggio e qui sotto vi spunta la cronologia di quello che voi oggi avete fatto. Ad esempio, alle 12.14 in via Roccazzo si è fermato. Se andiamo a fare play, lui ti dice la strada che hai fatto. E quando arriva al punto ti dice si è fermato alle 12.14, alle 11, cioè prima, e 42, dove era partito, ancora prima, dove era partito sempre prima di andare in quella situazione, insomma ti dice tutta la strada che ti fai. Se vuoi andare a vedere più vicino, basta cliccare sulla mappa e lui ti dice dove che sei stato alle 06.03.2023 10.52 e 35 secondi in via San Filippo Palermo. Insomma ti dà tutta la cronologia di quello che hai fatto. Se volete mettere l'allarme, ad esempio, basta, se volete mettere l'allarme della vostra macchina e volete che oltre quei 100 metri non bisogna spostarsi, e quando si sposta vi arriva il messaggio, basta cliccare lo scudo dove c'è scritto attiva modalità antifurto. Una volta attivato, se vai a vedere la macchina, vedi questa striscia verde? Significa che una volta che lui esce oltre questa striscia verde, vi arriva un messaggio che è questo qua, notifiche, che questa notifica ti dice che la macchina sta iniziando un viaggio. Una volta che stai iniziando un viaggio, voi sapete in anticipo che la macchina vi sia stata rubata o meno. Ma se volete praticamente seguire, cioè se siete in diretta e voi state vedendo che la vostra macchina vi si ruba, basta cliccare questo triangolino dell'unità della mappa e in automatico, quando la macchina si muove, vai vedendo in diretta tutto quello che c'è dove prende la macchina. Ad esempio, che so, prende in via Oreto, via Roccazzo, via Cavolo, insomma in tutte le cose, e potete seguirla con un'altra macchina, con un altro motore in diretta per andare a vedere dove si va a filmare. E il tasto è segui l'unità sulla finestra della mappa. Una volta cliccato questo, direttamente vedete sul vostro smartphone che la macchina cammina e che voi potete andargli di dietro. Poi ci sono molte altre funzioni, come ad esempio visualizza ultimo messaggio, e questo è l'ultimo messaggio. Batteria, che vi dà la batteria, batteria voltaggio da 6,8, insomma ti dà tutto, ci sono molte funzioni. Quanto chilometri hai fatto, quanto hai camminato, a che velocità sei arrivato, puoi mettere un limite di velocità. Qui sotto vi metto il link per scaricare il programma, basta fare la registrazione con l'email, confermarlo e farlo, ma in tutti i casi sarei io stesso a configurarlo, basta avere il numero di telefono e tutto. Poi abbiamo questo, che è praticamente tutta la periferica, oggi cosa hai fatto. Ad esempio, se vuoi vedere invece direttamente il giorno, che so, il 4 marzo, che strada hai fatto, insomma ti dà tutta la cronologia, tutto perfetto. Vedete come vi dà la cronologia e ti dice dove sei stato, a che ora sei stato fermo, a che ora ti sei fermato, a che ora, insomma ti dà tutta la cronologia. Ragazzi, per quello che io lo sto vendendo è veramente regalato. Basta in tutti i casi a farmi delle domande e io vi rispondo tramite YouTube.
questo è il GPS, quello che noi abbiamo, poi abbiamo pure le cose. Comunque volevo dirvi che questo programma per un'applicazione è gratuito, quindi non pagate nulla, dovete solo avere una SIM e tutto. Questo è se volete farmi il coso pro, se ve lo volete comprare, che so, usare più un programma per più macchine. Questo è manutenzione, questo è di nuovo il GPS, queste sono le impostazioni, potete mettere la velocità di non andare oltre quella velocità. Ragazzi, allora questo è il mio modesto filmato, quello che mi sono dimenticato a dire è un iscrivervi al nome canale, un attivate la campanella, non fate niente, volevo solo salutarvi e ordinare questo GPS. In tutti i casi sono io a configurare il GPS nel migliore modo possibile per te, basta chiamare o mandarmi un messaggio e ci penso tutto io. Vi salutavo, fatevi sentire, a presto, ciao.